Aversi de fango! Mi sono mancato un pochetto. Spero di sì. Cacchio, sono 20 giorni che non ci si vede. Sono stato, regà, impegnatissimo. È successa soprattutto una cosa veramente terribile. Infatti, dobbiamo parlare, ragazzi, di quello che mi è successo. Perché, porca trota, regà, ho trovato lavoro. Una cosa terrificante. Per chi non lo sapesse, vabbè, avevo perso il lavoro, regà, da tipo 3 mesi. Infatti me l'ho buttato pesantemente su YouTube. Mo' comunque, muovendomi, sono riuscito a trovarne un altro, dagli a tutti. Questi giorni sono stato veramente impicciatissimo, regà, non sono riuscito a fare nessun video, infatti vi chiedo umilmente perdono e vi ringrazio, sono contento che la nostra community è super affezionata, ho visto youtuber che per una settimana non hanno caricato video e hanno perso migliaia di iscritti, noi siamo pure un po' aumentati, quindi vi voglio bene, vi ringrazio e apprezzo la vostra maturità, che capite che se uno non sta a fare video da 10 giorni, 20 giorni, non è che vi odia, è semplicemente che ha avuto un mega impegno, perché sono capitato un lavoro, ragazzi, come cameraman montatore per il festival di Spoleto, quindi ogni giorno ho dovuto fare riprese, la notte il montaggio, non ci sono stato proprio, sono riuscito a fare tipo 2-3 live su Twitch negli ultimi 20 giorni e qualche storia su Instagram e sono riuscito a tenerci in contatto al massimo così, infatti chi mi segue su Instagram e su Twitch già lo sapeva del perché non stavo facendo video. Devo smettere di piagomitare adesso, cazzo, di cosa cade, la camera mo casca, scusate ragazzi. A proposito di ringraziamenti, stavo dimenticando, voglio ringraziare il grande Sasha Walker che ha fatto questo capolavoro, ragazzi, trovate il link in descrizione al canale YouTube di Sasha Walker. Raga, guardate che cazzo di figata, cioè, ha fatto tutti i video pure a tema Fallout. So io contro Godzilla, che figata! Non vedo l'ora di incorniciarlo e metterlo sopra al letto per la felicità di mia moglie e frullare il quadro della Madonna. Comunque, grande Sasha Walker, ragazzi, trovate il link in descrizione. Fa un artista che fa quadri con le bombolette, troppo fighi. Lo incontrate anche ai Romix, c'è sempre. Grande Sasha, ciao bello, mitico. Altra cosa, voglio ringraziare tutti i bitter, regà. Aspettate che poi, mo, dopo vi ringrazierò anche altre cose. Voglio ringraziare il grande Gordon Andy, Fusilli, Kingadon, Zucin e Lorenzino, che sono i primi 5. E il grande grande Golden Andy, che ormai entra negli all time, i primi 3 di tutti i tempi. Quindi Tommasino, Golden Andy e Salvatore, che a fine anno avranno un mega premio. Grandi ragazzuoli. Comunque, tutto bene, ripartiremo alla grande, ragazzi, tra poco, tipo, partiranno, regamo, tutti i format, mi sono scaricato 2-3 giochi VR, se taglieremo, ci ho già giocato su Twitch, mo farò un video degli highlights, dei momenti migliori, raga, e vi sentirete male. Vabbè, una cosa troppo figa. Oh! Ah. Fa paura! Aia! Porca madosca! Ma no, la faletra ha preso! Ma che davvero! Sono Legolas! No! Quanto l'hai tirata! Oddio! Sono cascate sotto! Ma che cazzo! Porca troia! Che cazzo è? Aiuto! Ma che cazzo sta succedendo? Mi gioco più l'arco! Oddio, raga! Oddio, no! Pochissima! Ma che cazzo è successo? Non mi sono cagato addosso! Comunque, mi dispiace che un po' nel mio canale manca questa parte, infatti volevo anche parlare un pochetto di me, perché comunque mi sono reso conto che abbiamo parlato un sacco di volte, ci conosciamo bene con i primi 3-4 mila iscritti, quando facevo soprattutto live. Da quando comunque ho iniziato a fare recensioni videogiochi, la maggior parte degli iscritti, comunque una 15.000 all'incirca, 15.000 dei nuovi iscritti, comunque non è che mi conoscono bene, conoscono solo come quel batto che esce e fa solo il profeta, e sembro soltanto un matto, che poi sì, tutti mi stanno di pure, che poi alla fine è Padre Maronno, a voglia cazzo, ispiratissimo a Padre Maronno, assolutamente, cioè nel senso mi sono proprio tagliato all'idea di inserire una specie di Padre Maronno nuovo su YouTube, che sono io, è troppo bello. Poi ogni volta che mi parte Skyrim, ormai adesso a me è il profeta, non so se anche per voi è così. Comunque, vabbè, a parte le cazzate, ragazzi, volevo dirvi, insomma, che sono contento, vi voglio bene, vi ringrazio a tutti quanti per il sostegno di tutti questi anni. Vi volevo ringraziare proprio per il sostegno e la comprensione, perché comunque è vero che uno si iscrive al canale per vedere video ogni settimana, perché è abituato così. Sul mio canale, ragazzi, non è mai stato così. Può essere che succede una cosa e carico 5 video in una settimana e poi mi fermo per un mese. Non è che
mi dispiace, non ho questa costanza, ma se mi capita un lavoro che è più importante, io da YouTube non guadagno quasi in euro, altro che la gente dice, ah, si è comprato casa. Sto in affitto, uno, e non me la so di certo, l'affitto non lo pago con YouTube, raga. Con YouTube al massimo forse in un anno riesco a pagarci mezzo affitto, ecco, mettiamola così. Un anno di lavoro. Con invece 15 giorni di lavoro guadagnato all'incirca quanto guadagno in 35 anni su YouTube. Quindi dovevo assolutamente farlo, sto lavoro, perché è proprio per sostentamento di vita. Comunque, vabbè, io so cameraman e montatore, anche se vi servisse per come si sposa e vuole il profeta e una troupe cinematografica pronta a fare riprese, mi spammo anche sul mio canale, ragazzi. Sono cameraman e montatore e ovviamente il vostro video, il vostro matrimonio si troverà nei progetti di video pazzeschi come Godzilla attacca il mio insediamento oppure il profeta torna ancora, cose così. Quindi vabbè, e ogni tanto invece potrei pure ficcare il profeta mentre vi scambiate le fedi, no? Sarebbe carina qualcosa che entra il profeta in green screen. Comunque, raga, a parte le cazzate, questo era un video un po' così, comunque, soltanto per parlare un pochetto, che poi fondamentalmente ugualmente non mi sono aperto e non è che ho detto grandi cose su di me. Io, stando su YouTube comunque da 3 anni, diciamo attivamente da 1 anno e mezzo, per lo più, ho parlato veramente poco di me, ragazzi, non sono un tipo molto molto social, cioè mi sono sposato e non ha saputo un cazzo nessuno. Mi sono pure ammalato, raga, altro che gli youtuber che fanno sto morendo e fanno i video così super fake, che davvero poi se mi riderebbero gli succedesse qualcosa. Io me le so prese svariate malattie pericolose. Mo sembra me so preso tipo la rogna. Cioè, comunque, mi è venuto un melanoma, che è un neo della pelle, che si può considerare un tumore della pelle. Però me l'hanno levato 1 anno fa, io non ci ho fatto video, non l'ho detto a nessuno. Non è stata una cosa di pericolo di morte, però diciamo che per un mesetto che mi hanno operato, me l'hanno levato e c'è stato un attimo di panico, un po' di paura ce l'ho avuta, però mi hanno detto non è niente di grave, per fortuna mi ho preso un tempo, tutto a posto, quindi ovviamente non sono un tipo, raga, che si mette a fare un video dove parla solo del rischio e magari facevo 1 milione di visualizzazioni, ma sinceramente sfrutta una cosa brutta per fare visualizzazioni me ne fotto un cazzo, raga, rimanemo con pochi iscritti, ma almeno non lo so, non faccio ste cose davvero del basso livello che non ho mai fatto e mai farò. Magari faremo qualche challenge, qualcosa che su YouTube va una cifra, perché raga, YouTube se sta proprio il degrado più totale, sembra di sta dentro la televisione, davvero l'aveva detto Rubino e c'ha ragione. Certe volte, raga, guardo le tendenze e vedo, a parte il grande YouTube fa cagare e Flame, vedo una quantità di video di un fake che i video più visti, che hanno milioni di visualizzazioni, sono video tipo butto l'iPhone in mare, e butto le nuove scarpe da 2000 euro in mare, ma sti cazzi non ce lo metti. Com'è possibile che faccia 1 milione di visualizzazioni? Ma che cazzo di utenza c'è a YouTube? Cioè, nel senso, ma quanto se può essere... Poi non lo so, magari c'hai dai 5 ai 10 anni... E ci credi, e ci caschi, e uno se li guardano, sti video, sei video più visti. Quelli giustamente hanno un target di bambini, i bambini stanno sempre su YouTube e fanno più visualizzazioni. Però non lo so, regà, io comunque noi continueremo alla grande. Regà, oggi è uscita la nuova patch e domani uscirà subito un video che parleremo della nuova patch. Quindi tutti belli carichi, già vi dico che la nuova patch di Fallout 76, dico. Già c'è un botto di nervosismo perché l'hanno resa molto più facile per quelli nuovi arrivati di livello basso e quelli vecchi fanno io ho faticato tantissimo nella beta, è stato difficilissimo. Ma non rompete il cazzo, vabbè, comunque ne parleremo bene domani. Però fondamentalmente con il Quake arriveranno la maggior parte delle notizie sui vault che si apriranno, su Westland come funzionerà, Westlander scusate. E niente, ragazzi, questo è tutto. A breve farò un altro video. Questo era un video veramente così, fatto con semplicità e probabilmente privo di editing. Così, insomma, era tanto per farci una chiacchierata. Vi consiglio comunque, ragazzi, di seguirmi su Twitch, perché lì faccio live più spesso e possiamo... Vattene, va, culo, telefono de merda che squilla. E niente, vabbè, seguitemi. Smetti di vibrare. È mia moglie, ovviamente. Che palle. Vabbè, ragazzi, ho questa notizia bomba. Vi saluto, un bacione e... Abbasso le mogli! Ciao, ragazzi. Amo.
Ciao Vita, stavo a 9 minuti e 50 secondi di video registrato. Mi hai chiamato? Chiamata? Sì. Avevo fatto tutto di fila, potevo caricarlo senza montaggi praticamente. Vabbè.